La presenza di Salvini in Puglia ha animato il dibattito politico in vista delle prossime imminenti elezioni regionali, in particolare all'interno del centrodestra. La campagna elettorale dunque è entrata nel vivo, così anche lo scontro dialettico politico tra le due principali coalizioni. Così l'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice segretario regionale della Lega in Puglia, a margine dell'intervento del leader del Carroccio in Valle d'Itria. Confitto, siete d'accordo su tutto, vero? E nel momento in cui Matteo Salvini ha deciso che il candidato del centrodestra è Fitto, siamo d'accordo su questo. No, io vorrei solo dire, magari anche a chi, ai più scettici, che diciamo qui abbiamo un'espressione di un parlamentare della Lega, quindi noi stiamo formando una nuova classe dirigente e inizieremo, dico, con la conquista della regione. Però se questo sarà possibile è solo perché Matteo Salvini ha dimostrato un grande attaccamento ai pugliesi e alla Puglia, perché altrimenti avrebbe dovuto fare ciò che hanno fatto gli altri nei 15 anni passati. Invece ci ha tenuto, e quindi è un segno di grande considerazione per noi pugliesi, quello di trovare una sintesi, seppur magari all'inizio non proprio condivisa, ma per centrare l'obiettivo di andare tutti insieme. Intanto l'onorevole Rossano Sasso illustra le linee guida della Lega, soffermandosi in particolare sulla presenza in Puglia dei migranti. Il governo nazionale pensa bene di regalarci i migranti, gli ultimi dei quali anche affetti da coronavirus. Non è la solita solfa che noi della Lega facciamo, c'è un pericolo dovuto alla scarsa gestione dei controlli, tant'è vero che due sono scappati nottetempo dal centro di Brindisi, dove i nostri militanti qualche ora fa hanno fatto anche un presidio per sollevare questo problema. È un periodo particolare in cui si chiede ai cittadini ancora di sacrificarsi, le libertà vengono ristrette. Ieri scadevano 276 adempimenti fiscali. Noi della Lega ci siamo battuti in commissione bilancio alla Camera dei Deputati per cercare di avere una proroga, non di non pagarle le tasse. Purtroppo il governo è sordo a questo tipo di esigenze.